ringrazio tutti gli intervenuti e senza mezze misure vi devo dire che sono amareggiato per la scarsa presenza dei familiari delle vittime del dovere, che vi posso assicurare con dati incontestabili che qui a Spezia ammontano ad oltre 400, quindi evidentemente la cosa che interessa a queste persone fa parte di un altro modo di pensare. Avrei voluto vederli qui, perché fino a quando ci siamo preoccupati di far riconoscere i loro diritti in ambito ministeriale e non solo, sono sempre stati più che presenti presso la nostra sede associativa. Dopodiché spariti dalla circolazione, e io non ho peli sulla lingua e dico quello che penso, sempre e comunque. È veramente vergognoso che oggi siamo così pochi a partecipare a questa manifestazione. Le vittime dell'amianto non possono e non devono essere dimenticate. Vi preannuncio che il prossimo anno, in occasione del 28 aprile, se il Comune di La Spezia, grazie all'aiuto del consigliere Giulio Guerri, ci accoglierà la nostra richiesta, collocheremo il monumento dedicato a tutte le vittime del dovere, che faremo a nostre spese, sulla passeggiata Morin, fronte mare. Io spero che in quell'occasione gli assenti di oggi siano presenti, perché ripeto, questi poveretti che per guadagnarsi un pezzo di pane hanno dato la loro salute e la loro vita, non devono e non possono essere dimenticati. Grazie, grazie a tutti.